La terza edizione di Scultura Diffusa è inaugurato il 7 settembre del 2023 e si è protratta fino al 7 gennaio del 2024. È stata un'edizione, oggi possiamo dire, di successo, perché si è affermata con delle importanti novità. L'autore invitato è Paolo Grassino, artista torinese, un'esperienza sicuramente nazionale con punte internazionali di partecipazione a esposizioni in Brasile, altre parti, diciamo, del mondo. Per non snaturare il senso di Scultura Diffusa, abbiamo comunque mantenuto un minimo di installazioni delle opere per la città. Nella fattispecie sono state concentrate nelle immediate vicinanze del maneggio, quindi l'edificio adiacente, che è la biblioteca Agliaudi, che ha visto la collocazione di un'opera in dialogo con un'altra opera. Erano le due serie zero, quindi due mutanti in alluminio, collocate entrambe sulla balaustra del terrazzo della biblioteca. Ci siamo immaginati sostanzialmente questa collocazione come due speaker che annunciavano il disastro che il visitatore avrebbe assistito varcando la soglia della cavallerizza. Abbiamo deciso concordemente con l'amministrazione comunale di concentrare la parte espositiva alla Cavallerizza Caprilli, uno spazio coperto 1500 metri quadri che ha colto lo schianto di un MiG, quindi un cacciabombardiere della Seconda Guerra Mondiale, al centro della pista. Quindi entrando in questo spazio ci accoglieva, come ho detto, lo schianto di questo aereo, un'opera larga 10 metri, alta 8, quindi una riproposizione in chiave artistica di questo cacciabombardieri in scala 1-1, schiacciato come un mozzicone di sigaretta. Questo, se vogliamo entrare così anche nella poetica, diciamo, di Grassino, che in qualche modo si misura da sempre con le contraddizioni ataviche che accompagnano l'essere umano. Il MiG, questo cacciabombardiere schiantato, è un'opera del 2012, quindi fatta 11 anni fa, è riproposta per assonanza dello spazio militare, di tematiche che in qualche modo sono andate verso un tema sicuramente più scomodo, che è stato quello della guerra, dei conflitti che si porta dietro l'essere umano, fino alla realizzazione, diciamo, dei lavori a parete, che invece erano riferiti al 2018, quindi pochi anni dopo al conflitto, diciamo, alla guerra civile siriana, quindi erano degli scenari della città di Aleppo. Concludendo con quell'opera minimalista nella sala principale, realizzato anch'essa in blocchi di cemento, Guerre sempre, con il sottotitolo Edificare. Questa è una riproposizione, una sorta di almanacco, un memoriale alle vittime di tutti i conflitti e attentati terroristici dal 2014 al 2020, con la riproposizione per data, mese, giorno e luogo di tutti le vittime. Abbiamo ancora la tappa, diciamo, di San Maurizio, che in qualche modo ha colto, diciamo, cardiaco questo grosso cuore nero collocato sul sagrato del santuario della Madonna delle Grazie, quindi anche qui un luogo che è piaciuto particolarmente all'artista durante la ricognizione e che in qualche modo si sposava di nuovo molto bene con l'opera, sia per la sacralità, diciamo, dell'altura e l'assonanza con, insomma, questo cuore collocato davanti a una quinta neoclassica bianca, quindi insomma un'installazione interessante, sicuramente d'effetto. Il tutto si è concluso come sempre con un'opera, con una sua mostra all'interno, diciamo, della galleria, in cui sono state presentate dei lavori più recenti e delle opere su carta che, insomma, potete vedere alle mie spalle.
Direi che non c'è null'altro da aggiungere se non sostanzialmente questo elemento di novità, la riapertura per 4 mesi di un monumento nazionale quale la Cavallerizza Caprilli, restituito alla città con il pretesto di una mostra che ha consentito l'ingresso, diciamo, di numerose persone e la possibilità in qualche modo di riaccendere quella progettualità. Scultura diffusa, ma non è mai da leggere come un evento esclusivo artistico, ma cerca perlomeno di essere qualcosa di più.